condivisione di buone pratiche in materia di innovazione, turismo accessibile, mobilità sostenibile ed inclusione sociale applicate con il metodo della condivisione e della co-creazione. Questi gli ingredienti della giornata torinese, tutta dedicata all'avvio ufficiale del piano integrato territoriale denominato GRAES Lab, acronimo che sta a significare Generazioni Rurali Attive, Innovanti e Solidali. Giovedì 15 novembre, nella sede di Open Incet, riuscito modello di trasformazione urbana a Torino, la città metropolitana di Torino, nel suo ruolo di capofila, ha condotto la presentazione agli stakeholders del Canavese, delle Valli di Lanzo e delle Poregliese, ma anche della Valle d'Aosta e della Savoia, partner del progetto, finanziato con oltre 8 milioni di euro nell'ambito della programmazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg Alcotrans. I partner sono pronti a dare attuazione al piano, facendo ricadere sui territori il massimo di benefici possibile. Obiettivo strategico è rendere i territori attrattivi, in particolare nelle aree rurali e montane, rendendo gli attori locali consapevoli del valore aggiunto dell'innovazione e della messa in rete di competenze ed opportunità. Il piano integrato territoriale nel suo complesso riguarderà nelle tre realtà geografiche un totale di 393 comuni, spesso piccoli e piccolissimi, per una superficie complessiva di oltre 7.000 km quadrati e poco meno di 665.000 abitanti. Noi abbiamo bisogno di dare maggiore sviluppo e soprattutto di dare gambe ai nostri territori, quelli più fragili. Abbiamo 316 comuni nella città metropolitana, abbiamo dei comuni di frontiera perché sono territori lontani da Torino che hanno delle grandi ricchezze, ricchezze enogastronomiche, ricchezze culturali, paesaggistiche che vanno tutelate. Abbiamo questa migrazione di cittadini che vanno verso la città. Noi sappiamo che nel 2050 il 70% della popolazione vivrà nelle aree cittadine. Abbiamo bisogno invece di pensare a una migrazione al contrario, una migrazione, un ritorno ai territori montani e territori rurali. On associe des territoires qui sont en déprise. Nell'ambito di GRAES ci sono due elementi di originalità. Il primo è che associamo dei territori di montagna con pochi abitanti e servizi sempre più distanti con aree periurbane in aumento demografico, ma subordinate alla città. Questa è una cosa che normalmente non si fa. Cerchiamo inoltre di sperimentare cose nuove nell'ambito dei servizi alle popolazioni, che speriamo di poter generalizzare in seguito. Tutto questo viene realizzato grazie al sostegno economico dell'Unione Europea.